Mister Nico De Eugenio, allora mister, un inizio di primo tempo, forse non so, un po' contratti anche per i tre gol rimontati da Capistrello, magari qualche pensierino che era legato anche a quella partita, però poi siete usciti, ovviamente la vostra qualità ha fatto la differenza, nella ripresa avete trovato questi due gol anche belli, anche insomma diciamo l'assist di Farias per Di Renzo, ma soprattutto la palla da biliardo, ci abbiamo detto, abbiamo commentato così in diretta il tiro di Criscolo, insomma 3 punti, è andata bene così. Sì, chiaramente adesso i punti cominciano a contare un po' meno, nel senso che stiamo guardando anche qualcosa più in avanti. Oggi abbiamo rifatto giocare Scurti per 90 minuti, un altro 2003, insieme a Lombardi, insieme a Puddu, quindi stiamo vedendo anche qualcosa per il prossimo anno, per la squadra che sarà il prossimo anno. E quindi va bene, chiaramente abbiamo preso troppi gol la settimana scorsa, 3 partite e 8 gol, sono cose che io soffro tanto, mi fanno soffrire tantissimo, però fanno parte del gioco, bisogna lavorare e migliorarsi. Il primo tempo male, in special modo i primi 25 minuti, è una cosa che ci capita abbastanza spesso, devo analizzare la motivazione, se è una cosa mentale, fisica, eccetera, eccetera. Però poi abbiamo giocato bene, il secondo tempo diciamo, abbiamo giocato, penso, solo noi. Va bene, 3 punti, andiamo avanti e ci giochiamo queste ultime 3 partite spensierati, cercando di fare il massimo. Mister, ha fatto un piccolo cenno a quelli che sono i giovani dell'Arenato Curiangolana, Puddu, Lombardi, ma ci sono anche altri, lo stesso Festa, Pantoni, che sono entrati in campo davvero in maniera impeccabile. Sono dei giovani che sicuramente avranno un futuro davanti. Sì, non ho nominato Festa e Pantoni, solo perché non sono di nostra proprietà, ci mancherebbe. Festa e Pantoni sono due super giovani. Chiaramente faccio un po' di pubblicità al prodotto locale e solo per questo motivo. Ce l'abbiamo anche qualcun altro che adesso giocherà un po' di più. Dai, siamo contenti. Potevamo fare qualcosa in più in questo primo torneo, soprattutto nelle prime partite. Dopo quei 7 punti in 3 partite abbiamo avuto qualche difficoltà, però dai, nella vita non si può avere tutto.